Un'altra curiosità che ho trovato, poi mi confermerà se è vero oppure no. Sembra che quando poi Bertone ha proposto di costruire, di dare una carrozzeria, un'immagine alla macchina, Ferruccio disse: sarà una buona pubblicità anche questa manifestazione di Torino, ma non ne venderemo più di 50. È vero che l'ha detto? Ci Questo, credeva no, 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 Lamborghini no. Allora, in lui questo ci progetto? credeva che avesse questo successo, ovviamente come poteva. Era la prima che faceva di questo genere, Non si poteva come immaginare. faceva a pensarlo, era assolutamente impensabile. Però tutto poi si è svolto in un tempo talmente corto, inimmaginabile al giorno d'oggi. Sono di Torino, sarà stata all'incirca in ottobre, era autunno avanzato. 65. Vacanze di Natale. Natale, arriva lui col suo direttore a Santa Agata Bolognese, azienda chiusa. Mi ricordo che sono andato là con Ferruccio Lamborghini, guardiamo i tre disegni fatti a mano che aveva presentato. Quando l'abbiamo vista, ha detto va benissimo così. C'era uno schema anche dell'interno, non toccare niente, va bene così. È stata presentata poi incredibilmente, senza dettature, tutte le lamiere battute a mano, è stata presentata al Salone di Ginevra dello stesso anno. Quindi l'ufficio tecnico di Lamborghini era di 6-7 persone. E lei era capo di questo ufficio? Sì. Poi a Monte Carlo dello stesso anno c'era un prototipo che girava, che poi aveva un sacco di problemi, che il cambio è stato rifatto perché non funzionava la frizione, non funzionava, c'erano tanti problemi, però è stato presentato là e ha fatto una cosa Lamborghini che io ancora mi domando come è riuscito a farlo. Lamborghini è uno che il suo mondo, pensavo, era quello dei trattori del Bolognese e quello del mondo agricolo di Verona. È arrivato ad avere una stanza all'Hotel de Paris, che è quella proprio in alto di fronte al casinò, dove le macchine girano intorno e dove c'erano i clienti più importanti anche della Ferrari, ed è riuscito, e vorrei sapere come ha fatto, è riuscito a parcheggiare la sua macchina per qua, la Miura, che non aveva portato lui, aveva portato sul collaudatore e il capo meccanico per vedere se c'erano dei problemi, perché anche questo. Non si fidava, No, ma non si no? vedeva, però oggi va su un camion Sì. e poi la scaricano a 20 miglia e arrivano là in moto. No, ha fatto da Sant'Agata fino là, era un altro modo, addirittura naif. Ha tenuto la macchina là davanti facendo impazzire di rabbia quelli di Ferrari, perché è veramente una macchina eccezionale.